Buonasera a tutti e grazie per essere con noi. Buona domenica, quando sta andando in onda questo nostro incontro. Sono Amedeo Maddaluno del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione, diretto dal professor Giannulli della Statale di Milano, che in associazione con l'Associazione Culturale Sottosopra di Bologna e con il progetto L'Alternativa nella Storia, che racchiude diversi think tank del panorama nazionale, tra cui Critica economica o la rivista La Fionda, è lieta di presentare questo nuovo momento di dibattito tra la disciplina storica e la disciplina, insomma, l'ambito degli studi politologici e geopolitici. Vi presento gli interlocutori, vado in rigorosissimo ordine alfabetico. Parto con il dottor Alberto Bradanini, diplomatico, grande esperto di Asia, che tra i grandi incarichi ricoperti è stato anche ambasciatore d'Italia a Teheran dal 2008 al 2012 e a Pechino dal 2013 e al 2015, attualmente presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Il professor Franco Cardini, ordinario di storia medievale presso l'Università di Firenze, che come giornalista collabora alle pagine culturali di vari quotidiani, professore emerito dell'Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Superiore Normale di Pisa. Da mezzo secolo si occupa di storia del Medioevo, crociate, pellegrinaggi, rapporti tra l'Europa cristiana e il mondo islamico. Ultimo ma non ultimo, il professor Raffaele Marchetti, che insegna relazioni internazionali all'Università Luis di Roma, autore a propria volta di numerosi saggi e volumi, tra cui i più recenti La politica della globalizzazione, 2014 per Mondadori, e Still a Western World con il professor Sergio Fabbrini, uscito per Routledge nel 2016. Sono tutte figure quindi prominenti nel nostro panorama culturale nazionale e dalle biografie molto importanti, quindi da nano sulle loro spalle come giganti. Sono veramente emozionato a moderare questo dibattito. Vorrei lanciare come primo stimolo alla tavola rotonda questa domanda. Il titolo del nostro tavolo di oggi è afferente al rapporto che c'è fra l'Oriente, l'Occidente come luogo di un asse di potere storico che si starebbe spostando. La civiltà umana, la storia è nata a Oriente, il testimone poi delle principali potenze imperiali è passato a Occidente. Secondo alcuni studiosi, dibattito molto acceso e molto divisivo, stiamo per affacciarsi a un nuovo secolo asiatico. Quindi la prima domanda che vorrei porre ai nostri interlocutori, chiedendo al professor Marchetti se vuole magari rispondermi per primo, è: possiamo veramente immaginare, partendo proprio dal presupposto, un Occidente e un Oriente definibili in modo netto, chiaro, quasi come monoblocchi l'un contro l'altro armati? Chiedo al professor Marchetti e poi al professor Bradanini e al professor Cardini. Almeno dal punto di vista politico, che gli affari internazionali, i rapporti tra le grandi potenze si vanno sempre più polarizzando in una prospettiva binaria di crescente tensione, di crescente competizione, di crescente rivalità, e qui uso i termini che sono stati adoperati dagli Stati Uniti nel loro ultimo grande documento strategico, la National Security Strategy, in cui la Russia, in questo caso la Cina, sono definiti rivali strategici. Quindi da un punto di vista politico io direi che non c'è dubbio che, ahimè, la relazione tra Occidente e Oriente, tra Stati Uniti e poi l'Europa al seguito e la Cina, si sta incardinando su una relazione di conflittualità. Ovviamente non deve essere necessariamente così, non è stato così per tanti anni, anche guardando dico al periodo più recente, e tuttavia questo sembra essere l'orientamento, la spinta, la tendenza di questi ultimi anni. Appunto, dicevo, così non è stato perché di fatto gli Stati Uniti e l'Occidente hanno in qualche modo assecondato, se non favorito, una trasformazione, almeno da un punto di vista economico, della Cina negli ultimi decenni, trasformazione che è stata favorita anche per scopi politici, per in qualche modo slegare e slacciare quel legame forte che c'era durante, diciamo, la Guerra Fredda, nei primi anni della Guerra Fredda, nei primi decenni, tra l'Unione Sovietica e la Russia, e per dividere, diciamo, gli avversari e avvicinare lentamente, almeno questo era un po' il progetto dai tempi della diplomazia del ping pong degli anni 70, di avvicinare la Cina al mondo occidentale e di allontanarla da Mosca. Per cui, per esempio, furono create anche le condizioni per una graduale inclusione del sistema economico cinese all'interno del processo più ampio della globalizzazione. Questa scelta però, fatta per motivi politici e anche tutto sommato, io direi, alla luce dei fatti di oggi, sottovalutandone gli esiti, ma noi sappiamo che spesso i grandi progetti politici falliscono nella previsione di medio-lungo periodo degli effetti. Quella scelta si è rivelata essere molto impattante sugli equilibri mondiali. Negli anni 90 c'era l'idea che si potesse delocalizzare in Cina, si potesse in qualche modo lentamente integrare la Cina, rendendola una sorta di fabbrica dell'economia mondiale, ma relegandola sempre a quel livello lì nelle catene globali del valore e quindi anche nella distribuzione globale del potere, e però non ci si rese conto che quell'apertura lì invece avrebbe significato una crescita sostanziale dell'economia, ma anche poi direi complessivamente del paese, della Repubblica Cinese, e avrebbe portato la Cina tra pochi anni, secondo i calcoli più standard della Banca Mondiale, a essere la prima economia del mondo. A essere la prima economia del mondo e quindi ben lontana da essere semplicemente la fabbrica dove si poteva delocalizzare qualche produzione, una prima economia che non è soltanto una prima economia in termini di magnitudine, di grandezza complessiva, ma anche un paese dove l'investimento sulla ricerca, dove l'innovazione tecnologica, dove la trasformazione della società segna una leadership abbastanza sempre più evidente. È chiaro che quindi il contesto è molto cambiato. A questo contesto è cambiato anche la percezione occidentale, in primis americana, ma e poi anche europea, anche se sull'Europa potremmo magari fare un discorso più articolato nel proseguo di questa discussione. È cambiata l'attitudine, non solo con l'ultima presidenza Trump in modo amoroso, ma io direi già dalla seconda presidenza Obama, un'attitudine che si è trasformata da quell'atteggiamento che era l'atteggiamento della prima presidenza Obama, cioè di una situazione di coesistenza di mutuo beneficio, win-win, a una situazione in cui invece, appunto, si arriva a definire la Cina e anche la Russia come un rivale strategico, dove invece la relazione è a somma zero, dove se vincono loro perdiamo noi e se vinciamo noi perdono loro. Ecco, questa relazione così netta di distorsione è una relazione ovviamente preoccupante, i cui esiti vedremo tutti nei prossimi anni, e però è chiaro che questo non è soltanto una dinamica tra le due grandi potenze, ma poi è una dinamica che ha un impatto molto significativo su ogni singolo paese. Ogni singolo paese nel sistema internazionale è sottoposto a pressioni sempre più forti per allinearsi all'una o all'altra potenza. Questo lo vediamo ovunque, lo vediamo chiaramente anche nel nostro paese, dove la pressione dall'una e dall'altra parte è forte, dove il dibattito pubblico è sempre più polarizzato e dove naturalmente ciò che è in gioco non è da un lato tutti i vantaggi, dall'altro tutti i costi, perché altrimenti sarebbe troppo semplice. Ma per ogni scelta di campo ci sono costi e benefici che vanno soppesati. Ecco, sulla misurazione di quali siano i benefici e quali siano i costi di mettersi in un campo e nell'altro, è esattamente su questa valutazione che il dibattito si sta sviluppando. Ed è un dibattito, ahimè, che tende a, malgrado gli sforzi di alcuni analisti e politici europei, tende di nuovo, e con ciò magari poi passo la parola agli altri relatori, dal mio punto di vista, dal mio punto di osservazione, tende a essere polarizzante, cioè tende a spingere a un posizionamento reciprocamente escludente, cioè non c'è l'idea dei ponti, non c'è l'idea dei paesi che possono essere a cavallo fra i due. Questo da un punto di vista di politica internazionale viene osteggiato. Naturalmente è un qualcosa che alcuni paesi cercano. È noto che il nostro paese, dopo aver anche con l'ultimo governo riaffermato fortemente e esplicitamente il posizionamento transatlantico, però comunque cerca in qualche modo di tenere la porta aperta almeno da un punto di vista economico, di business, alla Cina. Ecco, però questo atteggiamento di avere, diciamo, due forni, chiamiamoli così, è un atteggiamento che è sempre più ostacolato a livello internazionale. Bene, lascio la parola agli altri, poi proseguiamo. Grazie. Quindi un'America che, dicendo armiamoci e partiamo, mette forse anche in difficoltà la posizione diplomatica dei suoi alleati. Girerei all'ambasciatore Bradanini il prossimo commento alla mia prima domanda. Ma questo decoupling tra il Far East e l'Ouest, l'Occidente, se guardiamo i dati, non si sta affatto realizzando. Naturalmente mettiamo da parte questa fase Covid, perché i numeri sono ballerini e auspicabilmente transitori. Se guardiamo la tendenza al commercio bilaterale e agli investimenti reciproci, commercio bilaterale Cina-Stati Uniti e Cina-Europa, che sono poi i mercati principali, invece notiamo una spinta verso un'integrazione costante. Interscambio con l'America di circa 600 miliardi ogni anno, una cifra insomma ragguardevole, e l'avanzo cinese, ben inteso, è altrettanto forte, intorno ai 370-380 miliardi di dollari, e tutto sommato le politiche anticinesi di Trump non erano volte a ridurre l'avanzo complessivo degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, che insomma ha delle ragioni complesse e del resto non è neanche comprimibile oltre una certa misura, se il dollaro deve rimanere la valuta principale nelle transazioni internazionali, ma era volto essenzialmente, anche qui comunque è stato l'impatto minimo, a convincere gli investitori americani a spostare le loro produzioni dalla Cina verso altri paesi che presentavano insomma dei vantaggi analoghi, soprattutto un basso costo del lavoro e delle buone infrastrutture. Finora però questa politica ha avuto uno scarso impatto, come dicevo, perché la stragrande maggioranza delle imprese americane sono rimaste in Cina e naturalmente anche a Hong Kong, nonostante quello che sta succedendo, che poi non sono neanche grandi cose. Per quanto riguarda i rapporti tra Cina ed Europa, analogamente l'interscambio è di circa 580 miliardi di euro. L'Europa, parliamo di Unione Europea, è il principale partner commerciale della Cina. L'interscambio quindi è sostenuto, l'avanzo cinese nei confronti dell'Europa è minore, circa nel 2019 era di circa 170 miliardi di euro. L'unico paese europeo che aveva e che ha tuttora, suppongo, vediamo quali saranno poi i dati per l'anno 2020, annus horribilis per via del Covid, ma comunque l'unico paese che ha un forte avanzo è ben inteso la Germania, il cui interscambio copre il 50% dell'interscambio UE-Cina, ed è per questa ragione, tra l'altro, che l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, ha una China policy piuttosto accomodante nei confronti della Cina, perché per i tedeschi tu va très bien, madame la marquise, mentre per gli altri paesi europei ahimè non è così, e dopo l'uscita del Regno Unito il paese che più soffre in termini di interscambio commerciale è proprio l'Italia, con un deficit che supera i 20 miliardi, forse 22 o 23, non si sa bene, perché non si deve calcolare soltanto l'interscambio diretto, ma anche quello che transita attraverso i due porti, uno in Asia, Hong Kong, e l'altro in Europa, Rotterdam, e che però transitano appunto milioni di containers che finiscono in Italia, e naturalmente la somma di entrata e uscita anche qui è a vantaggio della Cina. Quindi se parliamo di commercio, in realtà l'integrazione prosegue. Se parliamo poi di investimenti è la stessa cosa, ci sono delle riserve naturalmente da parte americana, ci sono degli interventi anche da parte europea che sono prevalentemente dovuti a ragioni di concorrenza, perché i cinesi sono fortemente competitivi, anche se gli americani presentano, soprattutto insomma, quando parliamo di imprese del settore delle tecnologie informatiche, presentano il quadro come se fossero in ballo temi che riguardano la sicurezza, ma un'analisi meno superficiale mette invece in evidenza che si tratta semplicemente di concorrenza. A questo vorrei aggiungere che i grandi gestori di investitori americani hanno messo le mani, hanno cominciato a guardare ai risparmi cinesi, che nel 2023 sono calcolati oltre 4.000 miliardi di dollari, e la Cina ha autorizzato Vanguard, BlackRock e compagnia dicendo, ha autorizzato queste società a operare praticamente senza restrizioni sul mercato cinese. Questo rafforzerà ancora di più i legami finanziari, che sono poi quelli che contano addirittura enormemente e di più rispetto a quelli stessi industriali o del settore terziario, ammesso insomma che il settore terziario di cui fa parte ben inteso anche la finanza, ma insomma è un modo specifico per indicare il valore particolare appunto degli asset finanziari in questa interlocuzione. Ma detto questo, e non c'è, so che non ho molto tempo, e quindi vorrei fare un salto diciamo a volo d'uccello, e invece cercare di inseguire un'altra dinamica, e cioè questa contrapposizione diciamo tra Cina e Stati Uniti, che rappresentano un po' l'Occidente, che si gioca essenzialmente su tre fronti: sul fronte geopolitico, sul fronte economico e sul fronte ideologico. Ha però una dinamica che è più legata alle strutture di potere. Non bisogna dimenticare che questo antagonismo, che è stato fortemente sottolineato dagli Stati Uniti d'America negli ultimi anni, che è basato essenzialmente sul timore di perdere la leadership mondiale e sulla irritazione perché i sistemi cinesi o quello russo o degli altri paesi diciamo recalcitranti non si piegano al dominio imperialista americano, Ecco, questa dimensione ha una struttura sottostante ben evidente, e questa struttura riguarda appunto il potere, in America strutturalmente, lo ripeto, diverso da quello che è in atto in paesi come la Cina e in misura minore anche la Russia. Mentre in America il potere è di natura corporativa e privatistica, e che a sua volta è insomma, organizzato in una società che insomma, se vogliamo parte dal punto di vista della formazione ideologica da John Locke, che aveva disegnato insomma, un rapporto societario all'interno del quale lo Stato doveva occuparsi di questioni minime, perché la società doveva mantenere il diritto di autoregolarsi. E naturalmente quando si parla di società si parla essenzialmente di economia, e quando si parla di economia si parla di diritti. D'altronde quando John Locke parlava di diritti e parlava della libertà di espressione, della libertà di assemblea, alla libertà di stampa e così via, però parlava anche della libertà di proprietà, la proprietà. Quindi il messaggio che gli americani mandano ai partiti americani che esistono sia in Cina, sia in Russia, sia in Iran, sia in Venezuela, è un messaggio ideologico ed è un messaggio che viene ben accolto, perché queste leadership di natura economica che esistono anche all'interno della Cina, all'interno dei paesi strutturalmente diversi, naturalmente vedono di buon occhio una tutela piena della loro proprietà, che non esiste. Ad esempio in Cina, solo negli ultimi mesi, per fare un esempio, Jack Ma era scomparso dalla circolazione perché con le sue diciamo, azioni in borsa pensava di contare molto di più del Partito Comunista, che invece lo ha richiamato all'ordine dicendo: guarda che forse non hai capito in quale paese tu hai raccolto questa ricchezza di oltre 30 miliardi di dollari. E poi è stato ripresentato al pubblico, adesso può operare come prima, ma naturalmente con una lezione che deve aver imparato senza alcun dubbio. Allora volevo dire, mentre in America e in Occidente la struttura del potere è una struttura di carattere privatistico, e ahimè purtroppo questa struttura detta l'agenda anche al mondo della politica, come diceva Polanyi. La politica è incentrata nell'economia, ahimè, invece di essere il contrario, lo diceva già 70 anni fa, e questo è uno dei nostri problemi, d'altronde, ma questo è un argomento che non ci riguarda oggi. Ecco, in Cina non è così, prendiamo e rimaniamo in Cina, perché in Cina gli asset economici e sociali sono nelle mani della classe di Stato, essenzialmente il partito, anche la burocrazia e le aziende di Stato, ben inteso, che sono le cassaforti del partito. Ed è per questa ragione che il passaggio di potere da una generazione a un'altra generazione è un momento potenzialmente traumatico e va tenuto sempre sotto osservazione, sia sulla scena interna, diciamo, sia da parte della comunità internazionale, per i riflessi che può avere, soprattutto un paese importante e grande come la Cina. In America non è così. Le ultime elezioni hanno creato qualche fibrillazione, ma Wall Street non ne ha risentito affatto, perché finanziava nella stessa misura sia il candidato democratico che il candidato repubblicano. Solo l'umore degli osservatori della popolazione, sia quella americana che quella non americana, sono cambiati, perché diciamo, allo sguardo pirotecnico di Donald Trump è seguito diciamo, una postura un po' senile, ma insomma più rassicurante, da parte di Joe Biden. Ecco, ed è essenzialmente qui che si gioca la decisione americana di accreditare la Cina come un rivale strategico. Può essere un competitor, può essere ben inteso un paese che ha una struttura ideologica diversa, ma la Cina non ha 7 flotte superarmate anche di testate nucleari che girano per il mondo. E io direi, finisco con questa annotazione, direi che se non esistesse la Cina bisognerebbe inventarla, perché ci consente di sperare che non moriremo, almeno teleologicamente, nell'imbuto prescrittivo di Francis Fukuyama, e cioè la democrazia formale e l'economia di mercato. La Cina ci consente di sperare, anche se è piena di caveat e di contraddizioni e di spazi di miglioramento, potremmo dire, soprattutto dal punto di vista del rispetto della libertà, delle libertà fondamentali e del rapporto tra il cittadino e lo Stato, però per la sua diversità, e finisco davvero su questo punto, per la sua diversità di struttura politica e ideologica ci consente appunto di mantenere viva la speranza che anche noi possiamo aspirare ad una società diversa da quella che abbiamo intorno, perché a mio avviso quella che abbiamo intorno così com'è non va bene. Se ho ben colto, quindi l'ambasciatore ci ha introdotto ai diversi livelli della competizione, ha menzionato quello economico, ha proseguito con quello militare e ha terminato con l'aspetto culturale, oggi si direbbe anche del soft power, un po' della competizione, dei valori che quindi stati, nazioni e civiltà diverse mettono in campo, e questo proprio dà il là perfettamente all'intervento del professor Cardini. Sì, bene, allora, siccome io tendo a debordare ed è un bruttissimo vizio, quanto tempo ho? Le direi che la stessa decina di minuti che hanno avuto gli altri due interlocutori. Sì, scusate, non ho paura che il mio discorso venga troncato, al contrario, ho paura che il mio discorso venga impostato in una maniera che poi è impossibile contenerlo in 10 minuti, quindi cercherò di essere più laconico possibile, perché insomma il discorso che io debbo fare a questo punto, naturalmente come sempre succede, ed è un pregio, non è un difetto dei dibattiti, quando si parla dopo qualcun altro, a meno di non essere intellettualmente disonesti, oppure di non essere persone che hanno scarsi strumenti dialettici, io ne ho scarsi ma forse non scarsissimi, beh insomma, se non si è disonesti o scarsi argomenti, quello che si è ascoltato immediatamente ci obbliga a correggere il tiro, anche perché in qualche modo bisogna rispondere, replicare, non dico essere d'accordo o in disaccordo, e poi non è questo il problema di stasera, ma bisogna cercare di essere un po' a fuoco rispetto a quello che anche gli altri hanno detto, il che mi resta piuttosto semplice, fra l'altro, dopo gli interventi che ho ascoltato. Beh, il problema è affrontabile dal punto di vista storico, intanto cercando di liberarsi da alcuni pregiudizi che non sono propri dei presenti, ma sono pregiudizi che in qualche modo ci circondano. Intanto il pregiudizio Oriente e Occidente. Premesso che, insomma, tradirei il mio mestiere e anche le mie profonde convinzioni se sostenessi che sono parametri assolutamente teorici o che non significano nulla o che sono del tutto superati. Premesso tutto questo, bisogna osservare una cosa, che ormai quello che poteva essere il divario tra Oriente e Occidente negli ultimi 10 anni era diventato fondamentalmente un divario di carattere politico, economico, tecnologico. Tutto questo era ulteriormente rafforzato da un fatto: quando noi parliamo di Oriente e Occidente, per forza di cose ci mettiamo in una posizione di natura spaziale rispetto al mondo, rispetto al globo, rispetto a questa specie di palla nel quale siamo obbligati a vivere, anche se cerchiamo di uscire disperatamente, ma poi in fondo ci siamo affezionati. E ecco, in realtà un problema plurisecolare, millenario, il problema dei grandi imperi, ma anche il problema delle piccole formazioni politiche, eccetera, era sempre un problema di tipo spaziale. Problema di comunicazioni, per esempio, problema di spostamenti, problema anche di conoscenza del territorio. Ora, questi problemi sono largamente superati, naturalmente non in maniera omogenea, insomma, ormai siamo qualcosa di più di 7 miliardi di persone al mondo, eccetera, e abbiamo un problema grave che ci dovrebbe preoccupare più di quanto mi sembra ci preoccupi, e uno dei molti, fra l'altro, ma uno dei principali, è che i 7 miliardi di persone che occupano il globo non sono equamente distribuiti sul territorio, ma non sono socialmente organizzati in un modo rassicurante. Non faccio questioni di giustizia obiettiva o roba del genere, faccio semplicemente questioni, semmai, di sicurezza, di stabilità collettiva. Un mondo nel quale le differenze socio-economiche, anziché accorciarsi, come si sperava o come si auspicava, spero in buona fede, almeno fino a qualche decennio fa, e come molte anime belle, fra le quali anche la mia forse, cercano disperatamente di restare attaccati all'idea che stiamo marciando verso un momento, verso una fase di maggiore equità. E parlo di equità, non parlo di giustizia o di ingiustizia o di sperequazioni o cose di questo genere. Noi pensavamo che il progresso sociale, il progresso economico, il progresso tecnologico, ebbene sì, cattolici o magari socialisti che fossimo, o anche liberali, anche il progresso etico ci avrebbe permesso di sentirsi nel tempo sempre più solidali anche perché sempre più vicini dal punto di vista anche delle condizioni socio-economiche. Ebbene, non è accaduto questo. Il mondo attuale è un mondo nel quale la ricchezza si sta concentrando, il che vuol dire che masse sempre più grosse, più importanti di ricchezze finiscono in un numero sempre più ristretto di mani, quali lobbistiche, societarie, quello che volete, insomma. Mentre d'altra parte sta disperatamente, inguaribilmente, almeno nei tempi lunghi, corti e brevi direi che è inguaribilmente, aumentando e approfondendosi il fenomeno dell'assottigliamento dei cosiddetti ceti medi. Si sperava, per esempio, decenni fa, mi ricordo certe dichiarazioni del non mai troppo compianto Mattei al riguardo, si sperava che in breve tempo in Africa si sarebbe creato, per esempio, un ceto medio che sarebbe stato un po' il motore di una situazione che si stava evolvendo in modo sempre più, come si diceva allora, l'aggettivo è velenoso ma lo uso lo stesso, occidentale, cioè caratterizzato da una sempre maggior disponibilità di beni individuali e da una sempre maggiore disponibilità di beni morali, primo fra tutti la libertà. Ecco, questo non è avvenuto. Noi siamo in presenza di un concentramento della ricchezza, assottigliamento dei ceti medi, proletarizzazione dei ceti più fragili. È un fenomeno forse mondiale, ma credo che in qualche società, e mi dispiace, ma sono costretto a citare la Cina, che in generale si cita per sottolineare la mancanza di la forte limitazione di libertà individuale, in qualche caso spinta fino alla violazione di diritti umani, eccetera, eccetera, ma dove d'altra parte il livello di convivenza fra ceti sociali diversi, non voglio usare il termine che ormai va più troppo di moda di classi, si sta riducendo, con un vantaggio credo solidale, reciproco di tutti i componenti del corpo sociale di quel paese, perché in realtà anche l'annosa e secolare inferiorità del mondo delle campagne, eccetera, rispetto al mondo delle città, tra l'altro paradossale in un paese come la Cina di millenaria cultura, dove se c'è una cosa rispetto alla quale il mondo cinese è molto diverso rispetto al mondo occidentale, ma anche rispetto al mondo musulmano, che non a caso l'Islam è l'Occidente dell'Oriente, per così dire, è la differenza fra città e campagna. Nella cultura cinese la differenza fra città e campagna, basta guardare gli ideogrammi corrispondenti, non è così pronunciata come invece nel mondo occidentale. Non esiste per esempio il concetto di intramurario o extramurario come concetto che comporta una diversità di diritti o di doveri politici e giuridici, e questo è molto importante. Noi stiamo vivendo con varie controindicazioni, fra cui quella direi macroscopica della società cinese. Stiamo vivendo un mondo in cui le differenze socio-economiche e culturali si stanno sempre più ampliando, e in cui, fra l'altro, a livelli di ceti dirigenti, noi assistiamo a un fenomeno che ci mostra come il vecchio Marx, ormai è diventata quasi una parolaccia pronunziare quel cognome, quando, a meno che non si tratti naturalmente dei fratelli Marx, nel qual caso si può parlare liberamente, il vecchio Marx che è stato per generazioni definito progressivamente o implicitamente definito, perché restava una certa venerazione per l'icona, un cattivo profeta tutto sommato, si è invece rivelato, ohimè, un profeta dalla vista lunga. Quando il vecchio Marx al tempo della Comune di Parigi diceva che la politica stava diventando sempre di più, la classe politica stava diventando sempre di più un comitato d'affari rispetto ai grandi manovratori dell'economia e della finanza, e la finanza era già importante, e le borse al tempo di Marx erano già attivissime da più di un secolo. Beh, in fondo ci è parso per molto tempo un cattivo profeta. Era un cattivo profeta dei suoi tempi. Francesco Giuseppe non era comitato d'affari di nessuno, Napoleone III lo era in una certa misura, la regina Vittoria lo era, ma da un certo punto di vista, lo zar lo era forse prodomo suo, ma non prodomo aliorum, e mentre viceversa oggi noi assistiamo a una classe, a un ceto politico, a questo fenomeno che è un pochino mondiale, bisogna dire, di caduta verticale. In qualche caso, come quello italiano, è una caduta a picco, altrove è una caduta un pochino meno rovinosa, ma di caduta addirittura di qualità del ceto politico rispetto evidentemente ad altri ceti, ad altri ambienti, ad altre situazioni. In altri termini, noi siamo diretti in questo momento, politicamente parlando, la democrazia così come noi la conosciamo, la democrazia all'occidentale, non voglio nemmeno dire liberista, perché ho un certo rispetto anche per certi termini e per i contenuti di certi termini. La democrazia all'occidentale è diventata un'anti-oligarchia, un'oligarchia dei meno, che ne dica il cavaliere Berlusconi, un'oligarchia dei meno eccellenti, un'oligarchia dei meno interessanti, un'oligarchia dei meno preparati. E tutto questo appunto perché la politica è da molto tempo una cinghia di trasmissione, in altri termini un comitato d'affari di superiori che magari non si vedono entro un certo limite, ma che in realtà esistono. Se noi vogliamo trovare gli alti dirigenti del mondo, che per brevità, perché il tempo sta scomparendo, chiamerò occidentali, noi non dobbiamo guardare ai partiti, tantomeno dobbiamo guardare ai parlamenti, tantomeno ai governi, dobbiamo guardare a organizzazioni, non so, la tribuna periodica dei signori che si riuniscono a Davos, per esempio, ci dà un buon quadro di quelli che sono effettivamente i dirigenti del mondo. Di tutto il mondo? Eh no. E quindi entra il discorso, e cerco di chiuderlo, cioè il discorso da cui ero partito. Oggi i parametri spaziali servono molto meno. Oggi non è a Occidente chi sta a Occidente, a Oriente chi sta a Oriente. È, diciamo così, a Occidente, perché è il prodotto della cultura occidentale, chi ha in mano le leve economiche, finanziarie, tecnologiche e quindi anche culturali. Anche il concetto di cultura sta cambiando rispetto agli altri. C'è un occidente diffuso, per cui il principe Salman, che ne dica e che ne pensi il mio amico Renzi, può essere una brava o una pessima persona, ma certamente di orientale il principe Salman ha due cose: la barba e il keffieh, perché per il resto è un perfetto, e magari alcuni aspetti della sua vita personale, del suo modo di pensare, eccetera, eccetera, ma per il resto è un perfetto occidentale, come era un perfetto occidentale l'ingegner Bin Laden di alcuni anni or sono, ben provvisto di lauree prese in Occidente, i quali pensano e lavorano in un modo molto analogo al nostro modo di pensare e di lavorare. Questo trend è un trend modificabile in qualche modo? Qui dovremmo, se avessi tempo, invaderei lo spazio già utilizzato invece meglio di quanto io non avrei saputo fare da altri colleghi, e dovrei dire, beh, insomma, rivediamo un po' certi parametri. Certo, lo so benissimo che agli Stati Uniti questo non fa piacere obiettivamente, quindi anche alcuni politici europei e anche italiani che in un modo o nell'altro si sentono molto legati agli Stati Uniti tendono a sottolineare che se noi siamo europei siamo automaticamente anche atlantisti, cioè siamo collegati a una certa politica che è principalmente militare, che ci tiene dalla parte degli Stati Uniti. Beh, questo però, questo elemento io tenderei a cercare a sperare almeno che sia rivisto anche dalla volontà dei popoli, in fondo. In fondo noi europei in questo momento stiamo osservando come sia mancante fra le due parti che sono tornate ad allontanarsi come al tempo della prima guerra fredda, come sia mancante una cerniera, come sia mancante un elemento che possa servire in qualche modo da riequilibratore, e come questa funzione sarebbe egregiamente svolta forse da un'Europa che fosse veramente unita, non da un'Europa che fosse semplicemente un fantasma, un gigante economico e finanziario, ma poco meno di un fantasma dal punto di vista politico, o di un fatto inesistente dal punto di vista politico e militare, perché insomma l'elemento militare è necessario all'elemento diplomatico ed entrambi sono necessari alla libertà politica. Se non c'è questo, evidentemente manca anche sostanzialmente una libertà. Quando io vivo come cittadino italiano in un paese nel quale so benissimo che ci sono delle basi nucleari, e so benissimo che le chiavi di queste basi nucleari non sono nelle mani del mio governo, e permettiamo tutti che un pochino il cittadino italiano, che sia cosciente di questo, si agita, si preoccupa. Per fortuna, grazie anche ai nostri mass media che non dicono mai una parola su queste cose, gli italiani per il momento sono tranquilli, fingono che questa realtà sia irrilevante. Io mi auguro, voglio sperare per loro, io avendo 80 anni, spero naturalmente di avere ancora molto tempo davanti a me, ma credo che realisticamente le cose che accadranno tra alcuni lustri, e sono ottimista, non mi riguardino più. Però non vorrei che gli italiani e gli europei da qui a poco o a un pochino di tempo avessero qualche brusco risveglio e capissero che il mondo non è fatto soltanto di borse, non è fatto soltanto di banche, non è fatto soltanto di consumi, ma è fatto anche di altre cose. E queste cose si stanno in questo momento un pochino troppo addensando sui cieli della politica mondiale. Quindi, quod deus avertat, credo che una considerazione di questo tipo non debba essere assente dalle nostre preoccupazioni per il futuro. Grazie. Dunque, il professor Cardini ci ha anche gli stradati sulla diciamo, complessità della geopolitica e sulla complessità poi dei rapporti di quello che chiamiamo monoliticamente Occidente, che invece insomma si appiattisce molto sulle posizioni di uno solo dei suoi attori, cioè degli Stati Uniti. È interessante, ecco, colgo uno spunto, notare come la classe politica, quella economica e quella giornalistica fanno e ostentano professione di assoluto atlantismo. Quando invece poi si parla, come questa sera abbiamo l'opportunità di fare, con il mondo intellettuale, il mondo degli studi liberi, questa professione, diciamo, non si trova più in modo così unanime e monolitico, ma c'è anche una certa critica. Il tempo è tiranno, quindi devo unire le conclusioni libere che volevo lasciarvi in realtà alla mia ultima domanda e chiedervi di metterle insieme in 6-7 minuti a testa. Ma quindi, posto che la visione del mondo, Oriente versus Occidente, dobbiamo rivederla criticamente, anche questa teoria dello spostamento dell'asse politico e di potere e di civiltà della storia da un polo all'altro, non sarà che meriti anche lei una revisione critica? È una teoria alla quale possiamo aderire o c'è dell'altro? Professor Marchetti. Grazie. Prima di tutto ringrazio anche i colleghi perché mi sembra un dibattito veramente interessante e stimolante. No, io penso che il dato che stia emergendo in questo dibattito è quello della complessità, cioè non possiamo fare una valutazione monodimensionale, ci sono alcune dinamiche, alcune tendenze che riguardano l'economia, che è ancora molto integrata, su questo non c'è dubbio, lo sarà in futuro, questo non lo sappiamo, però è chiaro che da un lato c'è la logica, diciamo, chiamiamola della globalizzazione economica, dell'integrazione economica, che è una logica pervasiva ed è una logica che tiene insieme gli Stati Uniti, l'Europa, la Cina, l'Asia, l'Africa, insomma, tiene insieme sempre più tutto il mondo, con le dinamiche che diceva il professor Cardini, cioè dinamiche di crescente inuguaglianza, su questo non c'è dubbio. Allo stesso tempo però anche dinamiche di riduzione crescente della povertà, perché questo ci sono, se noi guardiamo poi alle tendenze in atto nella globalizzazione, è vero che all'interno dei singoli paesi l'inuguaglianza sta crescendo, questo è chiaro, è osservato, è diciamo, direi palese. Allo stesso tempo però ci sono altre due dinamiche che sono molto interessanti secondo me. Da un lato la riduzione della povertà, e qui ha giocato un ruolo molto importante la Cina, perché la Cina ha fatto quello che nessun altro paese nella storia avevamo fatto, cioè nel giro di pochi decenni muovere, tirar via dalla povertà centinaia di milioni di persone. Poi uno può discutere, ma qual è questo parametro di povertà, utilizziamo $1,50, $1, va bene, però comunque è un risultato importante, che non mette in dubbio la crescente ineguaglianza all'interno della Cina, però dice che comunque c'è stato un miglioramento relativo di quelli che stavano peggio. E dall'altro anche una crescente, una trasformazione in qualche modo degli equilibri mondiali economici, laddove per secoli c'è stata una crescente accumulazione del potere economico in Europa, negli Stati Uniti. Negli ultimi decenni quello che è successo è che questo potere, questa accumulazione di capitale si è ridistribuita. Oggi non parliamo più soltanto di Europa e Stati Uniti, ma parliamo di Cina, parliamo di India, parliamo di tanti altri paesi importanti, asiatici e non. Questo è anche un fatto importante. Noi siamo vissuti in un mondo in cui per almeno un paio di secoli, ma certamente si potrebbe fare una considerazione più larga, l'Occidente è stato dominatore assoluto in termini politici, in termini di conquiste, colonialismo, imperialismo, ma in larga parte anche economico, anche se fino all'inizio dell'Ottocento la Cina aveva un ruolo importante, un'economia molto importante. Ecco, la proiezione economica che ci danno i dati più affidabili è quella di uno spostamento, è quella di un'accumulazione di potere economico non più occidentale nei prossimi decenni. Ecco, questo è un mondo tutto sommato inedito, almeno inedito nell'epoca contemporanea, ovviamente se andiamo indietro le cose erano diverse, ed è un mondo pieno di interrogativi. Fondamentalmente, e semplificando un pochettino, noi non siamo abituati a vivere in un mondo in cui noi non siamo al centro economico, politico, militare, geopolitico, non siamo più abituati, gli ultimi 2 secoli, 3 secoli non lo siamo stati. Ecco, io penso che questa sarà una sfida molto grande che dovremo affrontare. Tornando al discorso che facevo, la complessità. La complessità significa capire che ci sono diverse tendenze che si intrecciano, che si influenzano l'un con l'altro. Quello che sta succedendo nell'economia, che è una forte integrazione, intreccia e viene influenzata da quello che sta succedendo nella politica, da quello che sta succedendo nell'ambito più strettamente militare, che certamente non è di segno di pari segno. Quello che sta succedendo in ambito militare non è certamente un progressivo integrazione militare mondiale, questo non lo è, anzi l'opposto. E quindi dobbiamo cercare di, per capire il mondo in cui viviamo e capire il mondo verso il quale stiamo andando, che certamente ha tratti preoccupanti, molto, cercare di tenere insieme queste diverse tendenze e cercare di capire come l'una influenzi l'altra, perché è vero che è chiaro che gli aspetti economici in Occidente hanno una forte rilevanza a determinare, orientare la classe politica, le scelte politiche, però gli apparati di sicurezza sono anch'essi una componente importante che determina gli orientamenti nazionali dei vari paesi e tendono, devo dire, a essere molto meno influenzati dalle logiche diciamo economiche, anche se poi ovviamente non ne sono privi. Allora, secondo me dobbiamo cercare di provare a tenere le tre cose insieme, cercare di immaginare un mondo dove da un lato c'è questa progressiva Integrazione, non sottovalutiamo l'integrazione sociale che genera tanti effetti, ma sicuramente il fatto di conoscersi di più, di conoscersi attraverso i media, attraverso ovviamente internet, la tecnologia, attraverso la mobilità. Noi parliamo di un mondo che ovviamente dove non è che tutti viaggiano, ma un mondo che è incomparabile in termini di scambio, anche a livello di scambio personale tra gli individui rispetto ai mondi passati. Ecco, questi sono elementi molto importanti. Parlavamo delle classi dirigenti, il fatto che una larga parte dei giovani figli della classe dirigente cinese abbia studiato o continui a studiare negli Stati Uniti e in Europa, questo qualche effetto ce l'avrà da qui a 15-20 anni. Allora anche la dimensione sociale, che però è una dimensione in un certo senso, prendetemi in termini, ovviamente con molte limitazioni, certamente più cosmopolita di quella che era qualche secolo, decennio, secolo fa, è una dimensione importante che dobbiamo tenere in considerazione. Mi fermo qui per lasciare spazio agli altri, grazie. Eccoci qua, grazie mille professore per la sua conclusione, giro lo spazio della conclusione all'ambasciatore Bradanini. Naturalmente in pochi minuti cerchiamo di affrontare 1 milione di cose, e quindi la sintesi ci obbliga a fare dei salti anche logici, ma insomma sicuramente voi colleghi e anche Amedeo siete in grado di unire i punti mancanti da un polo all'altro. A mio avviso, se devo fare una piccola notazione prima di concludere, mi sembra che i problemi che abbiamo affrontato siano di natura interna, di natura internazionale, di natura economica, politica, di natura ideologica, di natura storica e non possiamo ben inteso arrivare ad una conclusione sensata con tanta carne al fuoco. Lo abbiamo fatto guardando un po' alla Cina, un po' all'America, un po' all'Europa e sia Raffaele Marchetti che il professor Cardini hanno fatto delle annotazioni di grande rilievo. Aggiungerei farei anche una sintesi che a mio umile avviso i problemi, le urgenze del mondo moderno si intrecciano in questi vari livelli, ma potrei riassumerle in questo modo. Un enorme divario di ricchezza all'interno delle nazioni e tra le nazioni. Certo, alcune nazioni, in particolare la Cina, hanno visto migliorare il loro benessere negli ultimi 40 anni, Deo grazia. La lotta delle Nazioni Unite contro la povertà sarebbe stata una sconfitta se non ci fosse stata la Cina, perché l'Africa, il Centro Sud America e altri paesi come l'India, che crescono sì ma solo da pochi anni, hanno ancora delle sacche di povertà molto estese. Questo significa che non si è fatto certamente abbastanza. Il secondo punto è il rischio di una guerra nucleare. Quando ci mostrano l'orologio vediamo che mancherebbero soltanto pochi secondi alla fine del mondo, perché una guerra nucleare questo significherebbe. Coloro che parlano di trappola di Tucidide tra le grandi potenze, in particolare ora tra Cina e Stati Uniti, anche se il potenziale cinese è forse il 5% o giù di lì rispetto a quello americano, comunque è in grado di reagire a dovere, e bastano poche bombe atomiche per far saltare il mondo. Non parliamo poi se dovesse succedere qualcosa tra le due grandi potenze nucleari che rimangono, appunto, la Russia da una parte e sempre gli Stati Uniti. E da questo punto di vista mi sembra di capire che il pensiero critico sia molto carente. Come diceva Franco Cardini un momento fa, nessuno in Italia discute della presenza di testate nucleari americane a Ghedi in provincia di Brescia e a Aviano in provincia di Pordenone. È un segreto di Pulcinella, basta andare su internet, lo dicono gli stessi americani. In violazione tra l'altro del trattato di non proliferazione che sia gli Stati Uniti d'America che l'Italia hanno sottoscritto. Noi siamo un paese non militarmente nucleare che ha sottoscritto queste limitazioni derivanti da questo trattato, che come sapete è un trattato squilibrato perché la maggior parte dei paesi aderenti si impegna a non costruire ordigni nucleari. In cambio però le nazioni che queste armi le hanno sarebbero impegnate a ridurre gli arsenali, cosa che non fanno. Non si vede la ragione per cui gli americani debbano ancora tenere delle armi nucleari in Italia. Non c'è più l'Unione Sovietica dall'altra parte, ammesso che l'Unione Sovietica avesse mai avuto l'intento di bombardare l'Europa occidentale, che sarebbe stato un suicidio perché, come è noto, insomma, le nubi nucleari si spostano verso est o verso ovest liberamente. Eppure il senso critico non opera e il dibattito politico sorvola su tutto ciò. La ragione è molto semplice: noi non siamo alleati degli Stati Uniti, siamo vassalli degli Stati Uniti e quindi non possiamo alzare la mano e assumere delle posizioni di politica nazionale o anche di politica estera a tutela dei nostri legittimi interessi costituzionali se non siamo autorizzati a farlo. Il terzo punto, e su questo ci sarebbe molto da dire, ma insomma potete intuire quello che manca. Il terzo punto è il rispetto dell'ambiente, perché stiamo distruggendo la vita sul pianeta. E chi la sta distruggendo? La sta distruggendo il liberismo corporativo che determina le politiche industriali dei paesi più inquinanti al mondo. Questo vale anche per la Cina. La Cina è il paese tra i paesi più inquinanti al mondo, ma per ragioni ben evidenti, perché è un paese popolato da 1.450.000.000 di abitanti, ma in termini pro capite gli Stati Uniti sono 10 volte più inquinanti della Cina. Come diceva Clinton e prima di lui Reagan, the American living conditions are not negotiable. Possiamo discutere di tutto, ma non della riduzione dei livelli di vita degli americani, anche se il sacrificio marginale sarebbe minimo. Ecco, allora, su questi tre temi reputo che il pensiero unico nel quale noi siamo immersi, pensiero unico sia di politica estera, che è fatto di atlantismo e di subordinazione ad una Unione Europea che di Unione non ha nulla, quando invece l'Europa avrebbe molto da dire se fosse davvero unita. Oppure se non potendo essere unita, perché non esiste, a mio avviso, molto modesto avviso, ma insomma, siccome non esiste un popolo europeo, l'Europa non sarà mai unita, non sarà mai federale, però potrebbe essere confederale. Questo potrebbe essere un progetto straordinario. E allora su queste basi evidentemente l'Europa potrebbe tornare a contare qualcosa. Come diceva Raffaele Marchetti, l'Europa ha smesso di contare qualcosa, forse non solo con la seconda guerra mondiale, già con la prima guerra mondiale, cioè un conflitto autodistruttivo che, oltre ad aver ucciso milioni di giovani europei, ha consentito, insomma, ha spinto l'Europa ad uscire dal novero delle nazioni protagoniste della storia. Ancora di più, ben inteso, con il secondo atto del conflitto intraeuropeo, che è stata la seconda guerra mondiale. Ora, quindi, uscire da questa trappola, diciamo, esegetica, che è appunto l'atlantismo da una parte che abbiamo pagato in 75 anni di subordinazione, forse possiamo chiederci se non dobbiamo, possiamo recuperare la nostra indipendenza. Guardate che l'indipendenza, che qualcuno chiama sovranità costituzionale, c'è scritto nella nostra carta fondamentale, altri invece, coloro che vogliono denigrare il pensiero libero, chiamano sovranismo, ma non ha nulla a che vedere con il sovranismo. Il sovranismo, se per sovranismo si intende nazionalismo, è lungi da questo pensiero, perché il nazionalismo significa che gli interessi di una nazione devono prevalere su quelli di un'altra nazione, non si vede per quale ragione, abbiamo già pagato, come si direbbe, nel secolo scorso. Ma l'indipendenza, la sovranità nazionale, è il fondamento del successo della Cina, ad esempio. La Cina, si dice, è diventata ricca con la svolta di Deng, ma in realtà la svolta di Deng aveva avuto prima la politica, che certamente è criticabile per molte altre ragioni che non sto a dire, ma che dal punto di vista del fondamento della nazione cinese è stata impostata da Mao Zedong, e questo fondamento era appunto la sovranità, l'indipendenza nazionale. Nessuno più deve dire alla Cina cosa deve fare dopo il secolo dell'umiliazione. Ecco, credo che noi europei, e l'Italia in particolare, stia attraversando il secolo dell'umiliazione dal punto di vista politico nei riguardi dell'America, e dal punto di vista economico e monetario nei confronti di una falsa nazione o una falsa prospettiva di Europa unita, che invece, finirei su queste note tragiche, ma insomma il mio ottimismo resta però dietro le quinte, che se non trova una via d'uscita sarà la fonte di una rinascita di questi nazionalismi contro cui si sono battuti i nostri padri e i nostri nonni, e che ha lasciato sul campo di battaglia milioni di morti. Grazie ambasciatore, quindi nubi dense e cupe non tanto all'orizzonte, ma già sopra di noi, e un discorso peraltro ricco di metafore storiche. Professor Cardini, anche a lei qualche parola, qualche minuto per conclusione, riagganciandosi appunto al tema di questo pendolo tra le potenze mondiali. No, io preferirei addirittura fermarsi qua, non credo che quello che potrò dire nei prossimi minuti sia così importante, ma quello che c'era da dire mi pare sia stato ampiamente detto, anzi anche in maniera soft, ma con un coraggio e con una chiarezza che io amerei di riscontrare nei grandi media, e non è detto che questo in futuro non succeda, perché un linguaggio di questo genere io non solo non lo sento nei telegiornali o nelle varie manifestazioni della cosiddetta grande politica d'apparato, non so, ecco, mi dispiace che in Porta a Porta il dottor Vespa, che è persona senza dubbio di ampi orizzonti, non abbia mai fatto un porta a porta, che so io, sulla crisi petrolifera nel vicino Oriente, oppure non abbia mai fatto un porta a porta sulla politica della NATO, che ci riguarda da vicino, eccetera. Certo, durante questo porta a porta avremmo dovuto dire, magari con tutti gli eufemismi del caso, alcune cose che ha detto molto gentilmente, ma anche molto in chiaro, un ambasciatore. Quando si parla di paesi non alleati ma vassalli, si usa parole che in realtà sono pietre, e sulla parole che sono pietre perché la situazione è di questo genere. Però se l'utilizzazione dei mass media può portare, di solito porta a una massificazione del pensiero nella direzione del pensiero unico, per evidenti motivi, però certe cose sono estremamente labili, sono estremamente fragili, e del resto è il domani storico che come tale è fragile rispetto alle prospettive che noi ne abbiamo. verso gli anni 80 del Settecento, tutte le cose erano chiare. I grandi problemi erano quelli se il Regno di Prussia si sarebbe più o meno trovato d'accordo con l'impero d'Austria o con l'impero di Russia nello stabilire finalmente una frontiera sicura sulla linea Caucaso-Urali, per intendersi, se Francia e Inghilterra si fossero trovati d'accordo, ma la Francia aveva perso la corsa coloniale, la corsa imperiale, gli oceani, ma in fondo aveva mantenuto alcune cose e via discorrendo. E poi successe che qualcuno in Francia si mise a parlare del bilancio e del fatto che la corte costava troppo, che Maria Antonietta spendeva troppo per certe futilità, poi non era nemmeno vero, fra l'altro. E da questa discussione un pochino banale, un po' da sottoscala di palazzo, da sottoscala di Versailles, ne è venuto fuori che il mondo è cambiato, ed è cambiato profondamente. Ed è cambiato anche nei suoi criteri di conduzione di fondo, perché la rivoluzione francese non è uno scherzo, insomma, l'avere messo insieme, a parte il bell'ideale della fratellanza, che però era sempre messo avanti e poi lasciato da parte, l'aver messo insieme la libertà e l'uguaglianza, cioè due principi, tutti e due bellissimi, tutti e due sacrosanti, che hanno però il brutto difetto, uno solo, ma è incurabile, di andare, se abbandonati, in direzioni opposte, perché un troppo di libertà uccide l'uguaglianza, un troppo di uguaglianza uccide la libertà. E questo è stato il grande problema, è stato il grande problema dei sistemi liberisti dell'Ottocento, è stato il grande problema dopo il quale dal 1918 in poi si è cercato una terapia nuova, perché in fondo, con tutto il male che se ne può dire, i totalitarismi ci hanno dato anche questo tipo di insegnamento. In fondo i totalitarismi nascono dal fallimento del liberismo classico, e siccome il liberismo classico ha fallito sul piano sociale, economico, tutto quello che si vuole, ma ha vinto sul piano militare, noi ci siamo trovati in questa contraddizione in termini che fa sì che oggi un paese che è per certi versi disperatamente in crisi, basta andare in America e smetterla di pensare che l'America sia il West Coast e l'East Coast, e attraversare la Deep America e trovarsi in un paese da quinto mondo dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della barbarie dei rapporti interpersonali, dal punto di vista della cultura, per capire che c'è qualche cosa che non va, perché questo stesso paese poi è militarmente un gigante enorme che da solo potrebbe fronteggiare tutto il resto del mondo messo insieme. Quando ci si trova davanti a queste contraddizioni, si è portati a pensare che quel buffo gesuita argentino, che per caso è diventato papa, tutto sommato qualche ragione ce l'abbia quando sostiene che bisogna rovesciarlo come un calzino questo mondo, quando sostiene che noi, quando parliamo, facciamo finta che l'America Latina e l'Africa non esistano mai, e invece per dirci se esistano, così come al contrario quando parliamo di cose italiane ci sembra enorme il problema dei migranti, degli immigrati spesso fuori legge, lo sappiamo benissimo che è un grosso problema, anche perché si trasferisce poi in termini di sfruttamento, in termini di condizioni disumane eccetera, ma ci sfugge il problema degli emigrati italiani. Il nostro grande problema nazionale è questa emorragia di italiani che sarebbero tra i migliori, mi dispiace parlare così di esseri umani, ma la miglior qualità umana che noi abbiamo. Sono giovani, sono prolifici, sono ben istruiti e se ne vanno all'estero a cercare uno sbocco, perché noi non siamo in grado di dargli quel minimo sbocco che è un posto di lavoro. Questi sono problemi enormi che bisogna cercare di affrontare, ma che rispetto ai quali siamo ancora non attrezzati, forse perché i nostri mass media sono un po' troppo addomesticati e non ne parlano ancora abbastanza, e le carriere politiche sono collegate al silenzio e all'omertà su certi problemi e invece al cicaleccio eccessivo su altri problemi che sarebbero meno importanti. Quindi ben vengano occasioni come queste, durante le quali si può magari cercare di parlare liberamente una musica diversa. Quando si comincia a dire sì, non ci arriveremo mai alla federazione degli stati europei, Spinelli, il venerato e venerabile Spinelli, aveva torto. È però una soluzione alla Svizzera, una soluzione confederale che salvasse le diversità che esistono in questo grande arcipelago di diversità, come dice Cacciari, che è l'Europa. È vero, una soluzione confederale forse sarebbe possibile, e una soluzione confederale sposterebbe di molto anche il problema dell'equilibrio delle grandi potenze, perché l'Europa è una grande potenza, è una straordinaria potenza. Lo è anche dal punto di vista storico e culturale, che non è da poco. Io qualche volta quando parlo do l'idea di disprezzare il mio mestiere, di non pensare agli aspetti culturali, no, e invece penso che siano effettivamente essi stessi primari, come quelli religiosi, che noi non abbiamo giustamente preso in considerazione oggi perché parlavamo di altre cose. Ma quando si comincia a dire che noi abbiamo prodotto una situazione in cui non un parroco di campagna ma un pontefice tira fuori un documento come la Laudato Si', che qualcuno ha pensato, beh, è un documento ecologico che parla delle povere foche monache. No, è un documento esplosivo. Se lo si legge con le note, si trova denunziati uno per uno i grandi criminali economici e finanziari del mondo di oggi. E questo non è poco, insomma. Non è qualche cosa che si dica in un giornaletto di qualche estremista o di qualche gruppo sociale, è qualche cosa che viene fuori da una delle grandi potenze del mondo, che è appunto il centro della Chiesa Cattolica. E queste cose potrebbero cambiare il mondo, prima o poi, in un certo modo. E come al solito, noi non siamo in grado di prevedere il futuro. La storia, fra l'altro, ormai ce ne siamo resi conto, e non facciamo più le profezie fatte dagli storici che le sbagliano regolarmente. La storia non ci dice mai nulla sul futuro, perché al momento opportuno arriva la peste nera, arrivano i mongoli, arriva il Covid-19, arrivano altre cose che cambiano le nostre prospettive. E anche su questo bisogna cercare di essere preparati, il che è una contraddizione in termini. È un ossimoro, però è un ossimoro che va giudicato nell'ambito dei possibili del futuro. Grazie. Mi sentite? Sì. Scusate, ci sono alcuni problemi di linea, alcuni problemi tecnici. Ringrazio anche il professor Cardini con l'ultima conclusione. Penso che il professor Marchetti abbia nel frattempo dovuto lasciarci alle 18:30, doveva staccare, ma perché ha un altro impegno, un'altra conferenza. Intanto ci ha lasciati anche ormai la luce naturale. Ringrazio tutti gli interlocutori. Volevo fare anch'io un saluto, appunto, menzionando il Papa, che l'attuale pontefice ha molte care queste tematiche, e soprattutto non le manda a dire. Ecco, il paradosso è un po' questo. Colgo questo stimolo: abbiamo un mondo accademico, abbiamo un mondo di intellettuali con il quale questa sera abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci tutti. Abbiamo un romano pontefice molto attento a questa dimensione, E poi abbiamo questo, mi sento veramente di dirlo, un panorama mediatico, si usa il termine inglese mainstream, assolutamente appiattito su alcune semplificazioni e su alcuni schemi, e forse, è triste dirlo, anche su alcuni interessi. Abbiamo dato questa sera il nostro, Battina poi per chi ci vedrà, il nostro contributo, secondo me estremamente valido e interessante e non conformista, di stimoli e di riflessioni. Io ringrazio appunto in primis il professor Marchetti che ci ha dovuto salutare, l'ambasciatore Bradanini e il professor Cardini per il tempo che ci hanno dedicato. Ringrazio il progetto L'Alternativa nella Storia e i think tank che l'hanno organizzato, e ovviamente ringrazio il pubblico che vorrà seguirlo, vorrà diffondere questo contenuto e vorrà commentarlo. Io sono Amedeo Maddaluno e auguro a tutti un'ottima serata e ancora grazie. Grazie. Grazie a voi tutti. Arrivederci. Arrivederci, Matteo.